pensiero così era anziano a presiedere la prima seduta, poi c'ero molto volentieri, tra l'altro sono stata presa spiazzata anch'io in tutto questo. E quindi a me tocca darvi il piacere di darvi il benvenuto a questo primo consiglio comunale, almeno, e a darvi, ad illustrarvi il primo punto all'ordine del giorno di questo consiglio. Segretario, però prima proceda per l'assegno. Seduta di insediamento del 16 giugno 2016, procedo all'appello. Mozzicafreddo, Baldi, Cingolani, Sabatini, Fabbracci, Taccalite, Toschi, Citaroni, San Paolo, Antone, Ferrillo, Giugio. Grazie. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana, le leggi della Repubblica, l'ordinamento del Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il bene della comunità. Grazie.
stabilito, ha deciso che Pina Cipolloni è il nostro capogruppo. Senza aver prima ringraziato tutti coloro che ci hanno dimostrato la loro fiducia con il voto, tutti coloro che si sono riconosciuti nei consiglieri eletti ed anche quelli che purtroppo la norma che prevede la nomina solo per i primi 11 ha lasciato fuori. Li voglio citare nell'ordine: Emiliano Giorgetti, Salvatore Caruso, Cecilia Ridolfi, Angela Maria Lucchis e Francesca Fanizza. E voglio ringraziare infine tutti coloro che si sono riconosciuti nel programma con il quale ci siamo presentati e che rappresenta il canovaccio della nostra amministrazione. Noi riteniamo che dopo l'ultima esperienza amministrativa e dopo il periodo commissariale, e in questo caso colgo l'occasione per ringraziare il commissario Passerotti per quanto ha fatto per questa città, Porto Recanati ha bisogno di essere ripresa in mano in ogni suo aspetto, con l'obiettivo di farla diventare un faro nel panorama turistico regionale. L'obiettivo è quello di perseguire un costante ammodernamento delle politiche turistico-commerciali, di sostenere l'economia tradizionale, prevalentemente stagionale e familiare, e di avviare con coraggio un sistema di nuove strutture, infrastrutture e servizi che portino occupazione e afflusso di turisti tutto l'anno. Il turismo è la principale risorsa economica della nostra città, e come volano della nostra economia dovrà trascinare in un trend positivo tutta la città. Sotto il profilo della sicurezza ho già preso i primi contatti con tutte le forze dell'ordine e mediante la stretta collaborazione con tutte loro, con la polizia locale, l'associazione dei carabinieri in congedo e la protezione civile, nel pieno rispetto dei singoli ruoli istituzionali, stabiliremo linee di intervento che prevedano un incremento delle postazioni di videosorveglianza nei luoghi più a rischio e sensibili del paese, maggiore illuminazione pubblica, specie in periferia e nei pressi dei luoghi del divertimento, il controllo sistematico delle residenze al momento del rilascio per sapere chi vive a Porto Recanati e la riscoperta dell'antica pratica del buon vicinato. Tutti i cittadini saranno chiamati e messi in condizione di diventare le sentinelle di quartiere. Intendiamo rilanciare il turismo con interventi piccoli e grandi per migliorare e dotare Porto Recanati di nuove strutture e infrastrutture turistiche, pubbliche e private, e per diventare veramente il paese dell'accoglienza, per chi ci vive,
capace però di interpretare le esigenze del nuovo e del futuro turismo. Il turismo deve essere sempre di più una fonte occupazionale, non limitato allo stretto periodo estivo. A tale scopo abbiamo voluto riservare un'attenzione particolare alla cura dell'immagine della città, con la pulizia e la manutenzione del verde, con la dotazione di servizi essenziali adeguati, con una severa osservanza delle norme in materia di rifiuti, con l'ammodernamento e incremento dell'arredo urbano, con la revisione straordinaria dei piani stradali urbani, il livellamento e rifacimento dei marciapiedi, con la dotazione di servizi igienici pubblici in tratti di spiaggia libera, con la cura del patrimonio comunale e con l'ammodernamento di piazza Franconi e dintorni, compreso un nuovo progetto per l'intero fabbricato corsa. È nostro obiettivo la sistemazione e manutenzione sistematica delle piste ciclabili del nostro territorio, collegandole laddove possibile anche con quelle dei comuni confinanti. Sistemeremo l'area circostante il capannone Nervi e la strada che costeggia la ferrovia. Riqualificheremo gli ingressi alla città con l'obiettivo di un collegamento tra i vari quartieri e il centro. E miglioreremo la sicurezza nei collegamenti pedonali e negli attraversamenti pedonali della statale 16, in zona Scossicci, Viale dei Pini, ex Hotel Regina e Hotel House, rotatoria Viglio Regina e Viale dei Pini. Il turismo portuale canatese vive sul mare, che la spiaggia è assolutamente essenziale, ed è obiettivo prioritario procedere senza esitazioni e con caparbietà alla protezione della costa sud, processo ben avviato fin dal 2013 ed in fase realizzativa, ma anche al nord mediante barriere rigide ed interventi definitivi che mettono al sicuro strutture e infrastrutture pubbliche e private. Ed è di queste ultime ore quello che sta succedendo, perché in alcuni balneari sta succedendo delle cose veramente gravi che non possiamo più sopportare. Perseguiremo la realizzazione del ridosso, come definito nel piano regionale dei porti, turistico ma con una porzione riservata alla piccola pesca. Ripartiremo da quanto approvato e non ci nascondiamo che sarà essenziale la sinergia con il privato investitore. Procederemo anche con uno studio di fattibilità per una darsena negli attuali laghetti in zona Pineta Volpini. In ogni caso la zona laghetti, così come l'intera Pineta Volpini, vanno valorizzati e recuperati secondo quanto già previsto nei progetti approvati da anni. Un recupero alla cittadinanza di quella zona terrà inevitabilmente lontane anche attuali e indesiderate frequentazioni. Come attività di promozione della città e animazione della vita cittadina, oltre alle tradizionali e consolidate iniziative di accoglienza, procederemo con l'organizzazione di corsi e workshop di lingua parlata, potenziamento della rete tra comuni vicini, in modo da offrire ai turisti una rete di attrattive culturali, ambientali e religiose, collaborazione fra Proloco, ufficio turistico comunale e altre agenzie private, partecipazione sistematica a fiere regionali, nazionali e internazionali sul turismo, eventi anche destagionalizzati, ricreativi, culturali e convegni. Lavoreremo da subito per la realizzazione di un centro congressi, da ubicare nel ristrutturato Cursal o in una parte del capannone Nervi. Realizzeremo nuove iniziative indicate dai nostri candidati più giovani e pienamente condivise da tutti noi. Concorderemo con gli operatori gli spazi ed orari musicali nella considerazione di tutte le esigenze. Massima attenzione e sostegno, particolarmente in questo periodo di sofferenza, alle attività commerciali, artigianali e pesca, partendo dalla facilitazione e semplificazione delle procedure autorizzative, con l'obiettivo di migliorare l'offerta e favorire una maggiore occupazione. Verranno cercati e favoriti mercati e mostri mercato di qualità che portino turismo, che non danneggino il commercio stanziale. Affronteremo con ogni sollecitudine le problematiche evidenziate dal mercato settimanale, attualmente posizionato lungo Corso Matteotti, e insieme reperiremo le soluzioni alle problematiche emerse in più punti, con l'obiettivo di una soddisfazione comune che non perda di vista l'importanza del lavoro di ciascuno. Massimo sarà l'impegno nel contrasto del commercio abusivo. Scusate, un secondo, perché... Visto che è collato il bagno. Per la piccola pesca e la pesca sportiva si proseguirà nella strada intrapresa negli ultimi anni, facilitando una caratteristica importante della nostra città, quale quella della vendita diretta,
che per alcuni rappresenta anche una fonte di sostentamento. Il settore del welfare è determinante, sempre, ma in modo particolare nei momenti difficili, quale quello che stiamo vivendo. Chi ha bisogno veramente non sarà lasciato solo. Per noi è un imperativo non rinunciabile. Non consentiremo la rassegnazione sociale e la conseguente sfiducia nella vita, ma neanche l'arrangiarsi in ogni modo fuori dalla legge. Proseguiremo tutte le azioni di sostegno a singoli e famiglie in atto e inoltre favoriremo ricerca e proposta di occasioni di lavoro e scambio di sostegno finanziario e abitativo, sostegno sociale e psicologico. In collaborazione con il volontariato e le cooperative specializzate per i nuclei familiari a rischio e con minori a carico, progetti educativi assistenziali promossi insieme alla scuola, al centro giovanile comunale, all'oratorio salesiano, all'oratorio arcobaleno, alla Caritas locale per risposte mirate, corsi di formazione per genitori ed educatori sui fenomeni di bullismo, cyberbullismo, dipendenze da alcol e sostanze, trasgressività sociale, sostegno al mantenimento della partecipazione alla terza e quarta età in collaborazione con Anni d'Argento, Uniporto, Camminiamo Insieme, Pensionato Gervasi, l'attività degli orti per gli anziani e il sostegno alle famiglie che decidono di farsi carico dei propri familiari. Ci faremo carico dei più deboli e con problemi fisici e psichici mediante borse lavoro per inserimento sociale e lavorativo ed il pieno sostegno all'attività dell'albero magico e delle strutture ASU. Progetteremo e lavoreremo per la realizzazione di soluzioni atte ad affrontare il dopo di noi, a fianco delle famiglie di quei giovani diversamente abili per i quali non è prevedibile una vita in autonomia dopo la morte dei genitori. Relativamente alla immigrazione comunitaria ed extracomunitaria, garantiremo parità di diritti con tutti i regolarmente residenti rispetto agli altri concittadini italiani come pari sono i doveri. Progetti europei sono stati e saranno attuati per l'integrazione e per la partecipazione sociale, sportiva e culturale. Ma nessun progetto europeo può essere attuato sugli edifici o sulle problematiche condominiali quando si tratta di un edificio privato che la legge sui progetti espressamente vieta. Particolare attenzione verrà riservata all'accoglienza, all'integrazione e al rispetto della legalità, sotto tutti i punti di vista. Verranno esaminate tutte le opportunità che possono consentire soluzioni positive ai problemi emersi nei grandi condomini. Valorizzeremo le energie positive giovanili delle famiglie e del territorio, sia in chiave di coordinamento, sia con il sostegno strutturale e l'approfondimento formativo, cosicché queste attività diventino iniziative deterrenti e antagoniste delle devianze e delle trasgressioni, reali palestre della vita. A tale scopo garantiremo il sostegno a tutte le discipline sportive, soprattutto quelle della fascia infantile e adolescenziale, per la valenza educativa, formativa e fisica che lo sport comporta. Procederemo alla cura delle strutture esistenti e alla razionalizzazione nella localizzazione delle discipline al fine di favorire le famiglie nel trasporto dei figli. Saranno organizzati eventi sportivi di rilievo in collaborazione con le società sportive. Le numerose associazioni di volontariato onlus, sociali e culturali o sportive che operano nel nostro territorio verranno sostenute fornendo loro, fin dove possibile, adeguati spazi per l'attività e sedi sociali. Il contributo a loro richiesto per le spese dovrà necessariamente tenere presente la finalità non profit delle stesse e le reali consistenze dei rispettivi bilanci. Verranno sostenuti progetti utili alla collettività, soprattutto se a sostegno dell'attività fornita dal comune o sostitutiva ad esso. Attiveremo nuove forme di comunicazione, collaborazione e valorizzazione, onde recuperare lo spirito di contrapposizione tra ente comunale ed associazioni purtroppo sviluppatosi durante l'ultima amministrazione. Il gruppo comunale di protezione civile si è rivelato negli anni una struttura capace della massima efficienza nei tanti momenti di emergenza meteo o di eventi calamitanti centinaia di migliaia di persone nel nostro territorio. Con il livello di professionalità ed affidabilità raggiunto era una risorsa per la città e tale deve tornare ad essere. Come impone la legge, saranno gli stessi volontari a organizzarsi nel rispetto della normativa in vigore.
La molteplicità delle iniziative presenti nel nostro territorio e la necessità di approfondirne e svilupparne ulteriormente le potenzialità invocano un punto di incontro permanente di confronto, di azione e collaborazione, dove ciascuna persona attiva e creativa possa trovare spazi di sviluppo di creatività e di servizio. A tale scopo proponiamo la creazione della Casa degli Artisti, un luogo dove ci si possa incontrare per scambi, progettazioni e realizzazioni culturali e ricreative. I giovani rappresentano il futuro e le moderne tecnologie, verso le quali sono tutti particolarmente proiettati, possono costituire strumenti di comunicazione e di crescita per l'intera città. L'obiettivo è quello di offrire la circolazione di conoscenze e di opportunità mediante iniziative collaudate. Ciò non può prescindere dall'attivare in zone sempre più ampie la Wi-Fi libera. Apposito opuscolo verrà redatto, illustrato e distribuito dai nostri candidati più giovani. Sotto il profilo della viabilità urbana e dei parcheggi verrà attuato il piano parcheggi approvato, che prevede l'ampliamento in elevazione dei parcheggi Pastrengo e Galileo. Sarà perseguito l'ampliamento del parcheggio ex Nazario Saulo in elevazione e, se possibile, underground, contemporaneamente alla realizzazione del sovrappasso ferroviario per il collegamento diretto ed agevole con il centro. Il progetto non potrà prescindere da sinergie pubblico-privato. Nuovi parcheggi saranno realizzati in zona Montalice, nell'area Mengoni, Santa Maria in Potenza e Scossici, con collegamento al centro a mezzo di navette. Verrà incrementata la rete ciclabile. Provvederemo inoltre a individuare parcheggi per sosta limitata vicino al centro per i quartieri periferici. Non ci nascondiamo le difficoltà finanziarie in cui versano i comuni e intendiamo dichiarare la volontà assoluta di non gravare sui concittadini con nuove imposte evitabili. Il programma, sotto il profilo della valorizzazione del patrimonio pubblico, deve necessariamente considerare tale presupposto per essere credibile ed attuabile. Per tali motivi riteniamo che per realizzare quanto necessario affinché il patrimonio pubblico possa essere mantenuto e ristrutturato è assolutamente necessario attivare sinergie con il privato. Oltre al porto ridosso, con tali premesse, è già stata esaminata la possibilità ed opportunità di far rivivere in corsa, destinando il piano terra ad attività commerciale e realizzando al piano superiore, raggiungibile mediante ascensori, un cineteatro modulabile anche per convegni, che consenta alla città di disporre di uno spazio per le tante attività che oggi hanno sistemazioni di fortuna o devono trovare accoglienza in strutture limitrofe. La copertura dell'arena Beniamino Gigli rappresenta un obiettivo non facile che potrebbe tuttavia consentire la valorizzazione del nostro elemento di maggior pregio e identificazione anche durante il periodo invernale, o quantomeno di non incorrere nei rischi di una pioggia improvvisa durante la stagione estiva a programmazione fatta. Ci proveremo. Necessari interventi sul civico cimitero per completare l'ultimo settore e aprire la comunicazione diretta fra i tre reparti. Ricostruzione della camera mortuaria per adeguarla alla conservazione delle salme per tempi di attesa prolungata, realizzazione di una sala del commiato. L'ex scuola Diaz ha necessità di interventi strutturali di consolidamento per poter accogliere la biblioteca. Stavolta non mi sono sbagliato. E gli spazi culturali ai quali si faceva cenno nei capitoli precedenti a proposito delle associazioni culturali. La sede comunale di Corso Matteotti ha urgente necessità di un restauro e di una manutenzione sulle pareti esterne. L'immagine di una città che vive di turismo passa anche attraverso la sobria ma attenta cura del suo palazzo istituzionale. Per interventi quali la biblioteca e la sede comunale possono essere perseguiti progetti a finanziamento regionale o nazionale a fondo perduto. Sotto il profilo dell'edilizia privata va detto che non si ritiene necessario prevedere alcun ampliamento dell'offerta, che tuttavia può essere meglio adeguata alle esigenze di una città che vive di turismo. Massima attenzione verrà posta a tutte le richieste che potranno arrivare nell'ottica di un'offerta differenziata di accoglienza, a partire dagli affittacamere, ai bed and breakfast, alle country house, ai campeggi, ai villaggi vacanze, ai moulin, agli alberghi. Il vecchio centro storico con le nuove costruzioni sulla collina Montalice e altre zone di nuova realizzazione soffre di vivacità abitativa e di restauri.
Assieme intendiamo incitare i proprietari dei fabbricati a rivalutare le loro proprietà e per incentivare le iniziative proporremo la diminuzione degli oneri di urbanizzazione, la diminuzione del valore dell'occupazione di suolo pubblico e l'esenzione per alcuni anni dell'IMU. Infine, tante altre cose si potrebbero progettare e fare, ma come in ogni famiglia si deve fare i conti con le risorse disponibili. È nostra intenzione valorizzare al massimo le risorse umane del Comune, consapevoli che il loro numero non può essere ampliato per imposizione normativa e che già oggi è ridotto all'osso da pensionamenti e trasferimenti, ma altrettanto consapevoli che ciascuno di loro ha acquisito professionalità, disponibilità e conoscenze indispensabili per il buon funzionamento della macchina comunale a favore dei cittadini. Quanto mai importante per modernizzare il Paese è cercare opportunità e risorse per la crescita e lo sviluppo sostenibile. Per questo dobbiamo essere affidabili. Con i fondi europei possono essere attivati progetti culturali di integrazione e di valorizzazione di patrimoni comuni tra comunità limitrofe e soprattutto progetti per la valorizzazione di quel patrimonio artistico o culturale o ambientale di interesse comunitario o quantomeno sovracomunale. In ogni caso ogni progetto europeo, ma anche regionale, prevede la compartecipazione alla spesa da parte del Comune. Quando tale spesa può essere compensata con la messa in disponibilità di locali o personale già operanti, i progetti sono già stati fatti e verranno ripercorsi con solerzia e caparbietà mediante la collaborazione con organizzazioni specializzate allo scopo. Certo, qualora il contributo riguardi somme significative, è necessario fare i conti con un bilancio che in un momento di stagnazione come quello che stiamo vivendo e con le norme stringenti previste dalle finanziarie nazionali ed europee, vedi il patto di stabilità, non consente voli pindarici. È di assoluta evidenza infine che l'attivazione di tali progetti miranti ad ottenere finanziamenti europei possono rappresentare una occasione occupazionale che, seppure non continuativa, va perseguita per i nostri giovani con ogni possibile solerzia. Con questo programma ci siamo presentati all'elettorato e questo sarà il programma che intendiamo perseguire con entusiasmo e massimo impegno con la squadra che vi ho già presentato. Con questo chiudo il mio intervento e vi ringrazio. Bagno del sudore, era l'emozione, immagino. Allenamento, perché non è caldo. Io no. Allora è aperta la discussione, ci sono interventi. Chi interviene? Consigliere Grilli, prego. Allora, ho ascoltato con piacere le parole del sindaco che è stato nominato un consigliere delegato all'ambiente, cosa che inizialmente mi sembra non ci fosse, perché leggendo insomma si era evidenziato che questo consigliere non fosse stato nominato. Però vorrei anche mettere in evidenza che la tutela dell'ambiente è stata presa in considerazione nella parte introduttiva del vostro programma, che io ho letto molto attentamente, però mi sembra che sia stata trascurata all'interno del programma. Lei, sindaco, ha nominato più volte alcune strutture, Cursal, Cabanone Nervi, e qui mi voglio lanciare per quello che riguarda proprio il discorso dell'ambiente, perché penso insomma che la protezione dell'ambiente sia uno dei principali problemi che interessano la politica amministrativa. E, innanzitutto per l'ambiente bisogna parlare insomma di inquinamento, liberare le varie situazioni da inquinamento. In primo luogo mi riferisco all'inquinamento elettromagnetico, l'inquinamento da polveri sottili. Pensiamo ad esempio alla situazione in cui versa il quartiere Castelnuovo, dove c'è un problema relativo alla viabilità, che non è soltanto un problema di
di fastidio, ma è un problema effettivamente di inquinamento vero e proprio. E un altro problema è l'inquinamento delle acque, vedi, si Fiumarella, e che spero insomma finalmente si possa portare a risoluzione. Una cosa di cui non ho letto nel vostro programma è la possibilità di bonificare gli edifici pubblici per quello che riguarda l'amianto, i siti contaminati da amianto. Quindi lei ha parlato di Curza, ha parlato di Capannone Nervi e mi risulta che le coperture di questi due edifici siano in amianto. E faccio presente che è prevista l'esclusione dei vincoli dal patto di stabilità per il triennio 2015-2017 per la mappatura e la bonifica di questi siti contaminati. E, tant'è che il Comune di Fano, proprio utilizzando questa norma, ha potuto provvedere proprio alla bonifica di alcuni capannoni e di alcuni edifici pubblici. Quindi invito il Comune a fare altrettanto, anche perché ritengo che la salute dei cittadini sia al primo posto, deve essere il primo impegno di un'amministrazione, al di là di tutte le varie iniziative che sicuramente sono utili per il turismo, insomma questo non lo nego, però credo che al primo posto debba essere messa la salute dei cittadini. Un'altra cosa che volevo evidenziare dunque riguarda, lei ha citato, parlato di insomma, bilancio, momenti di stagnazione di questo periodo. Leggo nel vostro programma, per quanto riguarda così anche lei adesso annunciato, la valorizzazione del patrimonio pubblico, lei parla di una diminuzione degli oneri di organizzazione per poter rivalutare, ristrutturare i vecchi edifici, le vecchie abitazioni del centro storico, e la diminuzione quindi oneri di urbanizzazione, la diminuzione dell'occupazione del suolo pubblico e l'esenzione del IMU per 5 anni. Allora, io ritengo che insomma, l'idea potrebbe essere buona, ma sinceramente con tutto rispetto mi fa un po' sorridere perché parlando insomma di problemi di bilancio mi chiedo come è possibile dare attuazione a questo programma, anche perché mi risulta, no, che una parte dell'incasso dell'IMU debba andare allo Stato. E per quanto poi quanto ricavato dall'IMU sulla seconda casa, diciamo che costituisce una buona fetta del bilancio del comune. E per questo mi chiedo se tante persone, no, vogliono approfittare di questa opportunità e insomma, vogliono accogliere questo incentivo che avete proposto, e venendo a mancare queste entrate, quindi venendo a mancare le entrate dell'IMU, più aggiungiamo la diminuzione degli oneri di organizzazione, la diminuzione dell'occupazione del suolo pubblico, e mi chiedo come è possibile insomma, no, arrivare insomma, ad una chiusura con bilancio. E a questo vorrei aggiungere anche se a questo dobbiamo aggiungere anche 450.000 euro per il marciapiede della Conero Blu, dovuti alla Conero Blu, nell'eventualità dovesse verificarsi anche questa eventualità nel caso in cui, mi chiedo chi pagherà questo marciapiede, lo pagheranno i cittadini oppure lo pagheranno quegli amministratori che hanno approvato la delibera dichiarata legittima dal Consiglio di Stato. Un'altra cosa, Sindaco, se posso permettermi, io veramente mi sarei aspettata un qualche riferimento alla trasparenza, perché nonostante insomma qualcuno della sua maggioranza abbia detto che noi faremo una opposizione blanda o quantomeno non faremo opposizione, e questo mi risulta, Sindaco, perché altrimenti non l'avrei detto, io direi, non ho detto, non parlo di lei, naturalmente ho detto qualcuno del suo gruppo. E io invece penso, noi non faremo assolutamente un'opposizione, un ostruzionismo a prescindere, assolutamente, lavoreremo per il bene della città alla quale siamo tutti molto legati, faremo un'opposizione seria, un'opposizione costruttiva, un'opposizione di controllo. Però quello che c'è stato di buono, penso insomma che vada continuato. E mi risulta, insomma, mi auguro che lei, Sindaco, possa continuare la strada intrapresa dall'ex Sindaco Baldi, riferimento al decreto legislativo sulla trasparenza, numero 33 del 2013, ha fatto richiesta di pubblicazione sia ai consiglieri che agli assessori che al sindaco stesso dei propri curricula e della dichiarazione dei redditi
anche i loro parenti fino al secondo grado. Questo lo descrive la legge, lo descrive il decreto sulla trasparenza 33, questo ha fatto il sindaco Ubaldi e noi ci auguriamo che lei tenga a proseguire su questa strada. Grazie. Altri interventi? Consigliere Zoppi. Leggo anch'io perché 10 minuti non sono molti. Come rappresentante di Uniti per Porto Recanati intendo innanzitutto ringraziare i 959 cittadini che hanno dato fiducia al nostro progetto e ci hanno eletto prima forza civica della città. Sulla base di questo mandato condurremo un'opposizione attenta e serrata che non avallerà alcun provvedimento contrario all'interesse pubblico. Ci teniamo a sottolineare questo, signor Sindaco, in quanto alcuni di coloro che le siedono accanto hanno già dimostrato di essere senz'altro capaci di approvare delibere illegittime che tengono in maggior conto gli interessi dei privati rispetto a quelli della collettività, esattamente il contrario di quello che una buona amministrazione dovrebbe fare. Quanto appena affermato non è solo la nostra opinione, ma anche il giudizio del Consiglio di Stato. Ciò non vuol dire che saremo l'opposizione del no prescindere. Sul suo tavolo, Sindaco, troverà tante questioni ancora aperte e progetti avviati che debbono essere definiti, sui quali le chiediamo di prendere immediatamente posizione. Iniziamo dal marciapiede del Burchio. A riguardo, ogni determinazione dovrà tenere in debito conto il fatto che almeno due dei suoi consiglieri, Rosalba Ubaldi e Roberto Sampaolo, deliberarono in giunta l'esecuzione dell'opera a ridosso della campagna elettorale, in maniera frettolosa e certamente incauta, prima che la variante fosse approvata. È inoltre emerso che buona parte del marciapiede è stato costruito sul terreno delle opere laiche, che hanno diffidato il Comune chiedendo il pagamento di un indennizzo. Considerato che la responsabilità di quanto accaduto potrebbe essere attribuita al progettista e o direttore dei lavori, che nel caso di specie è il funzionario dell'ufficio lavori pubblici, considerato che probabilmente la stessa persona si occuperà di incaricare il collaudatore del marciapiede, di verificare la congruità della richiesta economica della Conero Blu e del procedimento di indennizzo alle opere laiche, non crede sia opportuno affidare tali compiti ad un professionista che possa garantire terzietà sulla vicenda? Il piano delle antenne è stato completato da mesi. Intende approvarlo, seppure con le opportune correzioni, o per non fare torto a qualcuno lascerà che le multinazionali della telefonia siano libere di decidere sulla testa dei cittadini? La città è diventata invivibile e congestionata dal traffico. Intende sfruttare lo studio preliminare sul piano della mobilità urbana già depositato e portare a compimento il progetto nella direzione di una mobilità sostenibile? Visto che il suo programma prevede un controllo sistematico delle residenze con verifiche periodiche, porterà avanti il progetto Scorte in modo da monitorare il territorio e far emergere l'elusione fiscale? Manterrà l'incarico alla Polizia Municipale o intende riaffidarlo ad altro dipendente comunale? Come farà a trovare sedi e contributi per tutte le associazioni? E con quali criteri procederà, visto che non vi sono spazi sufficienti? Come riuscirà a conciliare le sue promesse elettorali con il rispetto delle norme? A tal proposito le ricordiamo che il principio di fruttuosità dei beni pubblici presuppone che i vantaggi alle associazioni siano riconosciuti solo in caso di attività di pubblico interesse. Pertanto non le sarà possibile continuare con le vecchie modalità di erogare contributi in assenza di progetti specifici. Ci auguriamo a riguardo che vorrà fare proprio della sua amministrazione il grande lavoro di ricognizione del patrimonio immobiliare comunale da noi effettuato e che quest'ultimo sia affidato attraverso regolari contratti e non con il solito vecchio metodo della mera consegna delle chiavi. Zona PEP,
Una delibera commissariale emanata a ridosso delle elezioni ha appaltato parte del collettamento in fognatura di alcuni scarichi dell'area, a dimostrazione del fatto che le nostre denunce erano fondate. Vista la sua competenza in materia e la specifica delega urbanistica che si è riservato, non le sarà difficile verificare che risultano inesistenti i progetti esecutivi delle opere pubbliche dell'area. Non guasterebbe un suo interessamento alle reali superfici delle unità abitative e più in generale al mancato rispetto dei regolamenti che disciplinano l'assegnazione. Oltretutto le segnaliamo che nonostante l'agibilità della struttura, anche gli spogliatoi del campo sportivo Monaldi non sono collegati al depuratore. Nel totale silenzio degli organi di stampa, la Fiumarella continua a sversare liquami in mare, compromettendo la passione e l'immagine turistica del paese. Nel corso della nostra esperienza amministrativa abbiamo lavorato per cercare di allacciare rapporti proficui con i comuni limitrofi e ci risulta che recentemente il commissario abbia firmato una convenzione per affrontare e risolvere il problema in forma congiunta con le municipalità di Recanati e Loreto. Le domandiamo, intende valorizzare tale collaborazione o si tornerà al regime pseudo-feudale per cui ognuno farà ciò che vuole in casa propria? Durante la nostra amministrazione abbiamo rilevato che alcune imprese ricorrono frequentemente nell'aggiudicazione degli appalti per le forniture di beni e servizi. Crediamo che una maggiore concorrenza potrebbe portare un vantaggio economico all'ente. Lo stesso dicasi per gli incarichi professionali esterni. Dalla consultazione della pagina del sito comunale Amministrazione Trasparente abbiamo appurato che nel corso degli anni lei stesso, suoi familiari e il qui presente consigliere Toschi avete beneficiato di numerosi incarichi. Per il futuro dobbiamo attenderci un meccanismo di maggiore turnazione oppure per questa via riusciremo a scoprire i candidati alle prossime elezioni? Rimanendo in tema urbanistica, numerose lottizzazioni sono ferme al palo e per alcune di esse non risulta regolarmente effettuato il rilascio delle fideiussioni a garanzia della regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione. In altri casi ci si ritrova nell'impossibilità di collaudare le opere eseguite in quanto difformi dai progetti e non realizzate a regola d'arte. Gli impianti della lottizzazione Zeus e delle torri di avvistamento, per fare due esempi. In molti casi non si è trattato di mere sviste, ma di vere e proprie negligenze attribuibili ai responsabili dei procedimenti e ai direttori dei lavori. Ci auguriamo in proposito che riuscirà a far prevalere lo spirito di giustizia sullo spirito di colleganza. Speriamo che non si ripeta quanto accaduto per il marciapiede che porta al cimitero, che nonostante l'incasso delle somme a garanzia è rimasto incompleto. Se la memoria non ci inganna, fu lei ad occuparsene per conto del comune. Il suo programma elettorale non prevede nulla sull'hotel house. È noto che il palazzone è ad oggi inagibile e privo di acqua potabile. Ha detto poco fa che continuerà a considerarlo un condominio privato, come per anni è stato fatto dal suo assessore lavori pubblici, quindi non ha nessun piano in proposito. Un tema che ci sta molto a cuore è la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Per anni le politiche perpetrate dalle amministrazioni Fabbracci e Ubaldi hanno lasciato al privato i vantaggi e caricato sui cittadini gli oneri di bonifica. Per fare anche in questo caso un esempio, con la rinegoziazione della lottizzazione Zeus si sarebbe potuto riqualificare il capannone Nervi e bonificare le aree contaminate circostanti. Ciò non è accaduto e ci ritroviamo la speculazione realizzata e i problemi ancora da risolvere. È legittimo attendersi un'inversione di tendenza? Quanto all'azienda Insalubri, sita in Santa Maria in Potenza, a prescindere dall'adeguatezza del decreto ministeriale, avrà a cuore la qualità dell'aria o l'unico parametro per improntare la sua azione amministrativa in tale ambito saranno i posti di lavoro a qualunque costo?
Apprendiamo stasera dell'attribuzione di una specifica delega all'ambiente non menzionata nel decreto. Da chi ha sempre fatto della cementificazione un aspetto qualificante del proprio progetto per la città, ci attendiamo quindi una nuova sensibilità. 2 anni fa l'attuale vice sindaco insinuava che l'allora omologo Lorenzo Riccetti, cito testualmente, potesse instaurare un KGB in sede locale. Ora, poiché al suo vice sindaco sono state assegnate quasi le stesse deleghe, noi ci auguriamo che non vengano utilizzate per assecondare promesse elettorali. Per quanto riguarda in particolare la delega al personale, si avvicina il 2018, anno in cui si sbloccheranno le assunzioni. Auspichiamo che esse avvengano in modo trasparente e sulla base del merito. Allo stesso tempo ci chiediamo come l'assessore Sabatini possa riuscire a lavorare in modo efficace su 3 ambiti così vasti, quando invece agli altri assessori sono stati affidati incarichi decisamente meno impegnativi. Non ci spingiamo a parlare, come qualcuno ha fatto 2 anni fa, di deleghe al nulla e di sfiducia nella sua squadra. In maniera evidente lei deve la sua vittoria elettorale anche a un cospicuo pacchetto di voti che si sono trasferiti dal Partito Democratico alla sua compagine. Vedere tra le fila della maggioranza il cognato dell'ex assessore democratico Dezzi, nonché fratello dell'ex dirigente e membro della segreteria dell'assessore regionale PD Giannini, ci conferma quali siano gli scenari politici che incidono sulle sorti di Porto Recanati. Il sospetto che abbiamo è che ancora una volta la partita politica sia stata giocata altrove, su altri tavoli, ed abbia utilizzato come moneta di scambio reciproci sostegni e vendette incrociate che nulla dovrebbero avere a che fare con il buon governo di una città. Come opposizione vigileremo affinché lei sia il sindaco di tutti e i suoi provvedimenti vadano a soddisfare non solo le aspettative dei suoi elettori, ma anche l'interesse collettivo della maggioranza dei cittadini di Porto Recanati, che non l'ha votata. In ogni caso, ci auguriamo che lei svolga un buon lavoro. Seguiremo anche le indicazioni che abbiamo appreso durante la maggioranza a cui lei fa riferimento. Altri interventi? Consigliere Rovazzani. Allora, è già stata molto esaustiva la collega Zoppi. Io mi limiterò a dire che voi nella prefazione del vostro programma avete indicato che nel momento in cui andavate ad illustrare tutti i punti programmatici avete assicurato che non si tratta di promesse elettorali bensì di impegni condivisi, seri e fattibili. Ebbene, noi come gruppo di opposizione verificheremo che voi in pratica manteniate quelle che avete definito non mere promesse elettorali e verificheremo anche come poi andranno realizzate questi progetti che avete indicato nel vostro programma. Io approfitto per dire quella che sarà la posizione di Porto Recanati Attuale, visto che ogni 2 giorni esce una foto che mi ritrae e do la mano al candidato sindaco, quindi qualcuno forse la strumentalmente la pubblica. Voglio quello, un gesto di cortesia: Porto Recanati a cuore è all'opposizione e farà il suo lavoro di opposizione. Ovviamente noi intendiamo l'opposizione in senso costruttivo e quindi valuteremo di volta in volta, non oggi ma quando nei prossimi consigli comunali porterete all'attenzione di questi consiglieri quelli che sono i progetti da esaminare, e laddove riterremo che i progetti e il punto dell'ordine del giorno saranno tali da essere ritenuti idonei e validi per la cittadinanza e per i cittadini, non avremo problema a condividerli e a sostenerli. Del resto molti sono identici a quelli indicati nel nostro programma e forse anche nel programma di altri. Ciò non toglie che laddove invece verificheremo e riterremo che non c'è questa coincidenza con l'interesse della cittadinanza, il nostro no sarà comunque serio, fermo e irremovibile.
Noi oggi comunque ringraziamo i 908 elettori che ci hanno dato la loro fiducia. Qualcuno nel 2011 aveva già decretato la fine di Porto Recanati a Cuore, qualcun altro nel 2014, oggi nel 2016 siamo qui comunque a rappresentare 908 elettori, e sono molti se si considera che sono frutto di una scelta direi coraggiosa, perché comunque derivata da una scelta appunto scevra da alleanze e d'accordi con altri gruppi politici. Quindi tengo a precisare questo, non sarà un'opposizione strumentale, sarà un'opposizione che di volta in volta andrà comunque a verificare quelle che sono le opere o i progetti da realizzare, e lo faremo comunque utilizzando gli strumenti a nostra disposizione, mozioni, interrogazioni. Ci aspettiamo che ci sia comunque un confronto sulle idee, sui temi, non uno scontro magari personale come a volte è capitato. Ci aspettiamo questo rispetto anche da parte della maggioranza e, come hanno detto anche i nostri colleghi, trasparenza che a volte è mancata. Grazie. Consigliere Vigini. Sì, sono Vigini, Movimento 5 Stelle. Questa sera, colleghi consiglieri, signor Sindaco, inizia a Porto Recanati una nuova consigliatura all'insegna di alcune anomalie. Vogliamo brevemente, pensiamo che meritano di essere sottolineate. A causa della frammentazione politica si sono presentate 6 liste concorrenti, determinando di fatto la vittoria di una minoranza sulla maggioranza. La legge lo prevede, per cui non c'è nulla da eccepire. Comunque, secondo noi, c'è una ferita nella democrazia, intesa nel senso più completo, ovvero nel principio che chi governa lo fa ottenendo il voto della maggioranza degli elettori. Ci sono 77 elettori su 100 che hanno votato contro l'attuale governo del Comune. Questi elettori meritano di essere rappresentati. Sappiate che noi lo faremo con tutte le nostre forze. A ogni modo, al di là di queste considerazioni, oggi inizia per la città una stagione dove i rappresentanti eletti dai cittadini si potranno confrontare non più solo sulle idee e sui programmi, ma anche e soprattutto sugli atti di governo. Ed è proprio qui, è proprio su questi atti che concretamente si misurerà la volontà della maggioranza legale di confrontarsi con la maggioranza reale dei cittadini. Un confronto che da parte nostra sarà sempre improntato alla massima coerenza, nell'interesse unico del bene del Paese. L'unico motivo per cui ho chiesto fiducia degli elettori, l'interesse del Paese. Un interesse che credo, anzi, ne sono più che certo, ingegner Mozzicafreddo, sia anche quello per il quale lei oggi siede sulla poltrona di sindaco. Perché vede, signor sindaco, io credo che la sua persona mi garantisca di non farmi trovare in quest'aula ed essere interprete di una versione portannara di quella fiction che su Canale 5 chiamata Il Segreto, dove il sindaco di Puente Vecchio è in realtà un pupazzo nelle mani della potentissima donna Franziska di Montenegro. E anche di collaborazione nel caso in cui si creassero le condizioni. Così come sono certo che lei non agirà e non deciderà mai contro la sua coscienza, perché il nostro futuro dipende dalle scelte che facciamo oggi. Ecco, signor sindaco, i problemi della città sono troppi e li abbiamo discussi in tanti incontri, e tutti abbiamo non solo il diritto ma anche l'obbligo di contribuire a risolverli. A lei l'onere di proporre soluzioni, a noi dell'opposizione di valutarle, criticarle, proporre modifiche, perché così vuole la democrazia. A tutti noi è chiesto di operare in coscienza per il bene comune, a lei è chiesto anche di garantire tutti noi e soprattutto la nostra città. Per concludere, signor sindaco, conoscendo la sua passione domenicale per il volo,
Le chiediamo di lasciare in deposito cemento, ferro, calcestruzzo e di volare alto, perché solo così in questo paese, noi riteniamo, si potrà riprendere un dialogo democratico e civile tra le forze politiche, ponendo fine a divisioni e personalismi che nulla hanno a che fare con gli interessi della città. Grazie. Del programma, che ha indubbiamente trattato temi importanti per la nostra città. Io volevo semplicemente rappresentare una cosa. Di tutti questi argomenti, Porto Recanati parla ormai da parecchi anni, sono argomenti stagionati questi, vecchi, di 5, 10, 15, 15 anni. Sì. 15 anni, per cui alcuni anche di più, ma alcuni sono di questo periodo, per cui c'è un po' di disagio ascoltarli in una relazione programmatica, nel senso che è arrivato il momento che a queste enunciazioni programmatiche seguono poi progetti e fatti. Certo, nessuno si aspettava sindaco che lei oggi ci venisse qui quei progetti, ovviamente, no. Però ecco, l'auspicio è quello che quanto prima di queste cose si passi a parlare con nei dettagli. E da questo punto di vista, sindaco, l'opposizione che noi faremo è un'opposizione vera, che io tendo a precisare che nessuno di noi ha intenzione di fare un'opposizione blanda, nella maniera più assoluta. Metteremo continuamente sotto attenzione l'azione dell'amministrazione comunale e ci confronteremo dal punto di vista programmatico per cercare affinché siano prevalenti lo spirito che risolve i problemi. Io faccio presente, e lei ne è sicuramente a conoscenza, che ci sono moltissime strutture a Porto Recanati che hanno bisogno di interventi urgenti, scuole, strutture sportive, impianti pubblici. Lei prima ha fatto riferimento al Cursa, al quale avrebbe bisogno quantomeno di un'estate in un'area esteriore, no, per eliminare le condizioni che ci sono attualmente. Bene, su tutte queste questioni è necessario che ci sia un'azione forte dell'amministrazione comunale, perché ripeto, di tempo ne è stato perso fin troppo. Io volevo poi accennare un punto che è stato sollevato da alcuni consiglieri in relazione ad alcuni ruoli che lei sin da in passato ha svolto come professionista, nel senso che lei valuti con molta attenzione, proprio nell'ottica della trasparenza, che si è detto che se ci sono delle situazioni pendenti, per le situazioni che deve risolvere in qualche modo, le risolva, lo sa lei, non lo so io, le risolva con la massima trasparenza e la massima adesione a quelli che sono i principi di legalità. Perché, vede, io faccio un ragionamento di carattere più generale. Noi che stiamo sui banchi di questo Consiglio Comunale dobbiamo essere quelli che danno i buoni esempi, nel senso che i cittadini
cittadini sono coloro che ci guardano, no? E poi atteggiamenti poco coerenti, poco lineari, poco chiari alimentano sfiducia, alimentano disaffezione alla politica, cosa che abbiamo anche visto ultimamente. Quindi ecco, questa è una preghiera particolare che le rivolgo, valuti attentamente appunto le sue posizioni alla luce appunto di quello che è stato il suo ruolo legittimo nel recente passato. Concludo con una semplice constatazione. Durante questa campagna elettorale ho avuto modo di parlare con molti cittadini, i quali hanno lamentato un fatto, e il fatto che non c'è comunicazione, non c'è informazione su quella che è la vita amministrativa e non c'è partecipazione. Organismi di quartiere, associazioni, eccetera, si sono sentiti molto spesso trascurati e non presi nella dovuta considerazione. Molte proposte che arrivavano, segnalazioni, non sono state mai prese in considerazione, così almeno questi signori con cui ho parlato dicevano che penso che non abbiano motivo di lamentarsi. Ecco, sindaco, un invito: ripristini il meccanismo della partecipazione, perché questo è molto, molto importante per il nostro comune, perché se non c'è una reale partecipazione non c'è poi una reale democrazia fondamentalmente, e noi siamo veramente interessati. Quindi io credo che il nostro gruppo farà un'opposizione molto vicina, perché l'opposizione è questa, non fa sconti, noi non ne faremo dei sconti, ma sempre nell'ottica appunto di uno spirito che è finalizzato alla soluzione dei problemi del comune. Sindaco, a lei la risposta. Ma in realtà le risposte sono molte, e siccome 10 minuti, anch'io sono legato ai 10 minuti, vedo magari di riassumerle guardando un po' degli appunti. Comincerei dalle ultime, che magari sono forse le più ovvie o le più semplici. Nella mia vecchia vita amministrativa, della quale 5 anni abbiamo fatto assieme, e per altri quei 5 anni io ero all'opposizione, tra le altre cose, con la giunta Giampaoli, eravamo soliti in consiglio comunale fare questione tra virgolette, e cioè avere duri scontri sui problemi. Però eravamo anche soliti, finiti i problemi, si usciva e qualche volta si andava anche a mangiare una pizza assieme. Questo negli ultimi anni non è successo più, perché la politica si è trasformata da scontri su problemi a scontri personali, e questo non è una cosa per me ammissibile. Se io incontro per strada l'ingegner Pigini, Saulo, meglio, se incontro Rovazzani, lasciamo perdere il titolo, incontro Lazzoppio e poi andiamo a prendere un aperitivo assieme. È ora che ricominciamo ad andare a ballare assieme, perché una volta ci andavo con la consigliera. Dopo ci siamo persi di vista, ma è successo che capitava che si ballava. No, non è che andavamo io e lei, insomma, eravamo in gruppo adesso, voglio dire. Per cui per me il discorso a livello personale è un discorso sereno, aperto, io non ho nulla da dire di nessuno. Sui discorsi politici, signori, ci scontreremo sulle idee. Questa è la mia posizione. È vero, 23%.
30%, 77 su 100 mi hanno detto di no. Io su questo vi farò cambiare idea, ma non a voi, ai cittadini. Non perché sono più bravo, ma perché io penso che man mano mi conosceranno, perché saremo aperti al dialogo con i cittadini nelle forme opportune, perché oggi sono 7 giorni, 8 giorni che sono passate le elezioni, e io vi assicuro che tranne, no, anche domenica pomeriggio, ma sono venuto dalla mattina, sono andato via la sera alle 8. Quindi se io dovessi ricevere tutti i giorni per 4 ore al giorno i cittadini, non ce la farei a star dietro a tutte le altre cose che mi arrivano continuamente sulle spalle. Non mi lamento, perché ho cercato la bicicletta, me l'hanno regalata e adesso bisogna che pedalo, chiaro. Per cui saranno attivate forme, quindi ci saranno, non prima di oggi, perché dovevamo concludere questo consiglio, dovevamo assegnare le deleghe in via definitiva e così via, però vi assicuro che sarà messo fuori un apposito cartello, un'apposita segnalazione dove verranno scritti sia gli orari di apertura proprio al pubblico, quindi senza appuntamenti, senza niente, del sindaco, e sia degli assessori o dei consiglieri che hanno gli incarichi quando riceveranno le persone. Ovviamente occorre anche lavorare. Io ho la fortuna che posso stare qui dentro anche 12 ore al giorno, qualcuno non ce la fa perché oltre a stare in comune bisogna che alla fine del mese porta a casa lo stipendio, per cui deve andare a lavorare e ancora non ha la pensione. Io ce l'ho e sto qui, quindi sono a disposizione di tutti. Sempre su queste ultime cose, il discorso della partecipazione, lo abbiamo già detto in campagna elettorale, l'ho detto agli incontri dei quartieri e qui lo ribadisco, peraltro ho dato l'incarico della partecipazione ad una persona che non solo se ne intende molto, ma lo sa fare anche molto bene, quindi la signora Pina Cittadoni, e abbiamo già predisposto, manderemo via gli inviti probabilmente lunedì o martedì, un primo incontro con i presidenti di quartiere, incontro che verrà istituzionalizzato, cioè probabilmente mensilmente avverrà questo incontro affinché vengano riportati all'amministrazione le problematiche di tutti i giorni che magari possono sfuggire, e la volta dopo sapranno, diranno se queste problematiche sono state affrontate e risolte o meno, cioè ci sarà comunque un confronto sempre aperto, perché su questo abbiamo basato non la campagna elettorale, ma baseremo la nostra amministrazione. Un'amministrazione trasparente, non sono ancora riuscito a fare altro che non l'usuale che si fa normalmente, quindi le delibere, i decreti eccetera sono pubblicate sul sito del comune o sul lago pretorio, ma vorremmo fare di più e stiamo adesso organizzandoci, cercando probabilmente anche un addetto che faccia questo, poi vedremo, in maniera da avere le cose ovviamente più importanti, perché se il sindaco si è asciugato il sudore non deve andare sui social, ma qualsiasi cosa importante di rilevanza interna o esterna la gente lo deve sapere. L'abbiamo già detto, oggi con i social è diventata una cosa molto semplice, perché come tutti leggiamo Strogio, che peraltro ci fa morire da ridere, ovviamente tutti leggeranno un sito dove ci sarà scritto amministrazione comunale. Magari lo vedremo, perché qualche volta probabilmente si dovrà piangere, ma purtroppo occorrerà affrontare le cose come sono. Quindi comunicazioni e informazioni, ci dobbiamo un attimo lavorare per capire. Le altre richieste, intervento quindi della Grilli, la delega dell'ambiente, in realtà quando ho dato le prime, abbiamo fatto i primi decreti, io intendevo
che già l'ambiente era inserito nel discorso ecologico e la scuola invece mi sono accorto che sarà meglio specificarlo, per cui in data odierna ho rifatto i decreti proprio per inserire l'ambiente in collegamento con il discorso ecologico, che poi non è chiaramente solo il discorso e i rapporti soprattutto con le scuole all'interno dell'incarico che ha la signora Cittadoni. Non siamo insensibili all'ambiente, anzi, secondo me, forse proprio perché volo, le cose le vedo, perché voi non ci penserete mai, ma cosa si scopre da sopra sono cose che uno quando cammina per strada non le vede e quindi non ci pensa nemmeno. Il discorso Fiumarella, forse sapete che già è stato parzialmente, dico parzialmente, risolto, perché tutta la parte, il 99% della parte di Pezzarletto è già stata collettata, è già stato dato l'appalto per il collettamento della Costa Bianca di Loreto, e fatto quello avremo già diverse cose a posto. Poi peraltro l'ultimo clamoroso, tra virgolette, sversamento della Fiumarella, che in realtà si trattava di fango, era marrone ma non maleodorante, per precauzione abbiamo messo in atto, dopodiché sono arrivate le analisi, nessun problema, quindi era normale fango. Quel problema verrà ancora meglio risolto quando l'anno prossimo, speriamo, faranno le vasche di laminazione, cui procedimento ormai avanzatissimo, è in fase di definitiva la valutazione di impatto ambientale, che pensiamo per i primi mesi del prossimo anno sia ormai fatta e definitiva. Un'altra cosa importante alla quale abbiamo messo mano in questi ultimi giorni è e qui rispondo anche ad a qualcosa della signora Zoppi, una convenzione con Loreto, che è in piedi già da parecchio tempo. Il commissario non ha ritenuto opportuno firmarla, anche se ha fatto una delibera in cui diceva che si va bene, eccetera. L'abbiamo approfondita, ci siamo già incontrati con Loreto, abbiamo cercato di capire questo progetto, che non è nemmeno un progettino da quattro soldi, perché è una cosa molto importante che terrà sotto monitoraggio tutti i comuni di Porto Recanati, di Loreto e di Recanati, quindi è un grosso intervento, e finalmente questa mattina siamo riusciti a capire tutto e probabilmente domani comunque lo firmo, insomma, firmerò questa convenzione con Loreto. Sarà difficile che riesco a rispondere a tutti i numerosi incarichi che io ho avuto precedentemente da questa amministrazione. Uno con Giampaoli per l'illuminazione del centro, parlo del 93-94, e uno due anni fa per personalmente, per la messa a norma del un progetto di massima per la messa a norma del museo del mare, miei, roba mia. E siccome che per mestiere non faccio l'ambulante o il gelataio, ma facevo tra virgolette l'ingegnere, se permettete, se uno riesce a prendere in carico ogni 5 anni o 10 anni dall'amministrazione, peraltro per fortuna incarichi minimi, voglio dire, risolto è finito. Ovviamente io da questo momento, anzi dal giorno delle elezioni, sono incompatibile, non avevo grosse cose in giro, ho chiuso totalmente, ho dato dimissioni da quello che avevo in piedi, per cui sono del tutto fuori da Porto Recanati da qualsiasi tipo di lavoro che possa interessare la mia professione. Il discorso
Vorrei però fare un appunto agli impianti della ZEOS, visto che è una delle cose che ho seguito io e peraltro una delle cose dove c'è ormai scaduta concessione edilizia, tutto quanto, quindi è del tutto messa da una parte, non esiste più. Se ricominceranno, chi ricomincerà dovrà mettere in piedi un adeguamento, eccetera. Gli impianti funzionano tutti. Andate a vedere, funzionano le fogne, l'acquedotto, il metano, tutto funziona, come previsto dal progetto. Dopo ci sono delle cose da terminare, ma se andate a fare una verifica, l'impiantistica è perfettamente funzionante ormai da anni. E dopo la situazione è quella che avete visto, ma non è colpa, non so, della situazione generale. Tanto per dire qualche cosa. Ritornando in merito al discorso che avete accennato, a me onestamente non sembra questo il momento di parlare né del marciapiede né del burchio. Vi posso solo dire che abbiamo già avuto un incontro con i legali del comune, primo per conoscerci perché non li conoscevamo e poi per avere chiare quali sono le questioni legali che sono sospese. La sentenza del Consiglio di Stato, come ho già detto varie volte, è una sentenza che deve essere rispettata, noi rispettiamo le sentenze. Non abbiamo avuto il tempo di affrontare in maniera approfondita le problematiche del marciapiede, anche perché è stata fatta una richiesta dal commissario di una valutazione da parte loro e questa valutazione hanno tempo fino al 5 luglio per presentarcela. Io spero che ce la presentino prima, perché prima affrontiamo questo problema e prima riusciamo ad affrontare altre cose. Ovviamente se ci saranno novità o decisioni particolari in merito, nuovi elementi da esaminare, sicuramente il Consiglio Comunale sarà tenuto al corrente. Per quello che riguarda, avete accennato all'Hotel House, per esempio, già la prossima settimana abbiamo un incontro con il Presidente, l'Assessore Delegato in Regione, ci attendono mi sembra venerdì alle 11:30, non mi ricordo bene, però la prossima settimana abbiamo un incontro con la Regione proprio per parlare e approfondire questo problema. Non posso sicuramente oggi dirti di più, perché vediamo pure la Regione che sembra che abbia stanziato alcuni soldi, però bisogna capire perché cosa, perché se occorrono un numero, 500.000 euro, e se ne stanziano 100, a quel punto bisognerà fare delle scelte. Questo è. Però abbiamo già contattato, quindi siamo già in marcia. Per quello che riguarda, vedete, è piccolina, però c'ha una testa grossa e pure tanta tigna il nostro assessore Angelica. Perché ho fatto queste scelte in generale? In generale perché secondo me la prima cosa da fare è quella di dare ascolto a quello che ci dice l'elettorato, quindi il rispetto dell'elettorato. L'elettorato ci ha messo in fila, punto. Quindi rispetto a questo io devo per forza rispondere in questa maniera. Dopodiché questa è una prima fase, perché mi è sembrato corretto fare questa scelta. Dopo una prima fase di assestamento ci incontreremo e valuteremo se ci sono da fare degli adeguamenti o cose del genere. Però dobbiamo partire, dobbiamo montare a cavallo, dobbiamo mettere in moto questa macchina, perché sennò non partiamo più e tutti i problemi non rimangono indietro, ci passano avanti e rimangono problemi. Per cui il nostro intendimento è questo. Dammi tempi, segretario, perché non voglio sforacchiare, ecco, perlomeno non più di tanto. Un'ultima cosa magari, il discorso del bilancio. Dice, come fate a dire gli oneri di meno, eccetera, se già il bilancio è povero? Ma il discorso è stato molto semplice.
abbiamo parlato del centro storico, non abbiamo parlato di fuori. Il centro storico è fermo, non ci sono interventi, per cui quando io faccio il bilancio, oneri provenienti dal centro storico non ce li metto in bilancio. Chiaro? Se invece riesco a fare un qualche cosa, ho degli oneri che mi arrivano, ma siccome il bilancio non ce l'ho, se riesco a fare qualcosa, secondo me anche con gli sconti che abbiamo in mente di fare, dovrei avere un surplus di bilancio rispetto a quello approvato. Perché oggi gli oneri, lo sapete meglio di me come si fanno, non è che c'è tanto da discutere, no? Dove arrivano gli oneri? Una lottizzazione, due lottizzazioni, tre lottizzazioni, che poi regolarmente non partono magari. Per cui non è così semplice individuare queste cose. Ma se io non ho individuato mai niente nel centro storico e qualcuno mi parte, quello che ho sarà un surplus e vi faremo vedere che i conti torneranno. L'opposizione, non mi piace un'opposizione blanda da parte di nessuno, mi piace un'opposizione combattiva ma sui problemi, non mi piace un'opposizione sul personale, come ho detto all'inizio di questo intervento. Io di fronte a un'opposizione combattiva e sui problemi, a parte i tempi che ci obbliga il Consiglio, discutiamo 48 ore. Ma se l'opposizione è fatta a livello personale, se io devo fare questione con uno di voi a livello personale, non mi ci trovate. Vi sorrido e non vi rispondo. Ricordate. Le dichiarazioni dei redditi, peraltro è legge, non c'è nessun problema. No, non avevano fatto più. Però... Ah, no, se deve fare, voglio dire. Non fa niente, noi trasparenti, lo facciamo senza problemi. Però non per i familiari. I miei. Per i familiari non era dopo. Non lo so, lo diciamo. Per quello che mi riguarda. Per quello che mi riguarda i 10 minuti, ormai ne ho presi anche 15, forse 20, vi ringrazio per l'attenzione e mi fermo. Ma grazie sindaco, allora buttiamo dichiarazione di voto. Presa l'atto perché il sindaco. Dobbiamo votare per la. Non c'è la votazione. Presa l'atto. Non è la presa d'atto, non a favore o contro, la presa d'atto, che le dichiarazioni sono state. L'altra volta votato. Si vota. Votiamo. Allora, si vota, sì. Procediamo a votazione per la presa d'atto del programma, così come il sindaco l'ha presentato. Segretario, al segretario, perché mi sta suggerendo, quindi lo faccio direttamente. Allora, come punto precedente si fa la presa d'atto che uno è stata comunicata alla giunta, due che sono state enunciate le linee programmatiche. Le dichiarazioni di voto non servono perché non è che si produce un atto che ha un'efficacia, l'atto finisce qui, però il Consiglio deve prendere atto che c'è stata che c'è stata sia la comunicazione della giunta sia la comunicazione delle linee programmatiche. Sì. Allora la domanda è chi prende atto che questo è avvenuto? Esatto. Non è a favore o contro. C'è scritto approvazione però, quindi magari ho sbagliato la questione del giorno. Votiamo. Comunque votiamo lo stesso, buonanotte. Chi è favorevole? Allora, da quello che anche per noi è, anche per me, voglio dire che ci ho avuto altre esperienze, è comunque una modalità nuova, per cui anche noi la facciamo. Di fatto il sindaco ha giurato, ha presentato la squadra e ha letto il programma che comunque la squadra intende perseguire. Se ne prende il consiglio, ne prende atto. Per essere contrario, per dire sui 100 punti la propria idea, oltre quello che è stato detto oggi, probabilmente ci saranno 1500 occasioni,
nel prossimo. Per il momento votiamo la presa d'atto e chi è favorevole alla presa d'atto di quello che il sindaco ha espresso alzi la mano. No, favorevole. Chi prende atto di quello che è nella votazione precedente c'è stata una differenziazione della votazione, giusto? C'è stata una differenziazione della votazione, mi pare che chi ha votato a favore e chi ha votato contro è una presa d'atto sulla comunicazione della Giunta. È chiaro che la differenziazione, se no non ci sarebbe bisogno di niente, no? L'atto presuppone una votazione finale perché si prende atto che il sindaco ha fatto quelle nomine. È chiaro che nella presa atto è insita anche, come c'è stata una votazione differenziata, chi può essere a favore e chi può essere contro. Si esprime con questo chiaramente un consenso, un dissenso. Voglio dire che non è un atto, le dichiarazioni del sindaco su un'azione del programma, non è che un atto che magari che domani mattina produce effetti come saranno le prossime vostre delibere consigliari, quindi a favore o contro l'atto passa o non passa. Le dichiarazioni ci sono, è richiesta una votazione finale che nella presa d'atto naturalmente ognuno mette dentro le proprie convinzioni. Quindi di fatto per unire il vecchio col nuovo la presa d'atto è il voto a favore o contro, diciamo votiamo per la presa d'atto, chi è favorevole alla presa d'atto alzi la mano. 12 contrari, 5 astenuti, nessuno, il consiglio approva, ma è evidente che era così. Il consiglio prende atto. Il consiglio prende atto. Adesso dobbiamo procedere alla nomina di una sola commissione, che però è urgente e va fatta nella prima seduta, della commissione elettorale comunale. La commissione elettorale comunale è composta dal sindaco e da tre membri, due della maggioranza, uno della minoranza. La maggioranza voterà per i suoi membri, la minoranza voterà esclusivamente solo per quello della minoranza. È una sola preferenza. Quindi penso che il sindaco prima del consiglio vi abbia chiesto se volete qualche minuto per... No, siete a posto, benissimo. Allora procediamo con la votazione. La commissione è nominata, è composta da... Segretario, da chi è composta? Bandone, San Paolo e Grilli come effettivi. Toschi, Ferrillo e Pigini come supplenti. Chi è favorevole alzi la mano. Unanimità. Immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Unanimità. Consiglio approva. Adesso dobbiamo dichiarare la composizione la costituzione dei gruppi consigliari. Partiamo da Giri. Che devo fare? No, se costituisce, no, se dice se fa un gruppo unico, se fa un gruppo. Ho autorizzato in città mia formata da me e dalla consigliere. Al microfono lì. Allora, il gruppo Porto Le Canati Città Mia formato dal sottoscritto e dalla consigliera Grilli. Il capogruppo? Grilli. Gruppo Uniti per Porto Le Canati, Loredana Zoppi. Gruppo consigliare Porto Le Canati a cuore, Alessandro Rovazzani. Gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, Sauro Pigini. Gruppo Minacci Taroni. Gruppo
maggioranza, devo dire tutti i nomi? Devo dire tutti i nomi dei consiglieri? No. Allora, gruppo di maggioranza insieme alla gente, capogruppo Giuseppina Cittadoni. Costituzione dei gruppi che serve poi per poter chiamare, cioè per poter fare le convocazioni, mi risulta che le convocazioni verranno fatte tramite PEC, alle PEC di ogni consigliere, sia di maggioranza che... Sì, al di là di questo, questo è un dato che PEC per poter fare con le segreterie mi verranno e non ver, non, la, la posta la per PEC verrà sostituirà completamente la consegna o a mano o verbale o telefonica rispetto al, a, al passato. Detto questo io vi ringrazio dell'attenzione che avete avuto, della, ringrazio i cittadini che sono stati sicuramente molto attenti ma anche molto partecipativi a questa prima seduta. Spero che le parole del sindaco siano state prese nella dovuta considerazione per quanto riguarda la rapportualità che ci auguriamo tutti possa appartenere a questo consiglio comunale e detto questo salutiamo e ringraziamo. Buona serata a tutti.